Siamo tanto indaffarati a prepararci la vita che vorremmo che spesso non abbiamo tempo per vivere. È il senso del messaggio del protagonista di oggi, Filippo, che ci parla di successo. Filippo, 28 anni, pescarese. Qualche anno fa perde la vista a causa di una grave malattia agli occhi. Un colpo durissimo. Arrivano sconcerto, rabbia, paura. Attende sviluppi della scienza medica per risolvere il suo caso, ma l'attesa rischia di paralizzare i suoi progetti di vita già avviati. Ho continuato la mia vita così come ho sempre fatto. Tanto ero lavoratore di informatica prima, tanto lo sono ora. Ho trovato gli strumenti che mi aiutano a fare questa cosa. Così come mi ero appena riscritto all'università, ho continuato e ho concluso. Dunque arriva la voglia di reagire. Filippo sceglie di utilizzare appieno gli altri quattro sensi per raggiungere gli obiettivi che si è prefisso: lo studio, un'occupazione, l'autonomia e poi naturalmente riconquistare la vista. Non ho certo abbandonato, tra virgolette, solo per questo motivo, solo per il peggioramento della vista. Torna all'università, una nuova carica lo aiuta a ricominciare, supera gli esami, prepara la tesi, arriva la laurea e poi si realizza nel lavoro, negli affetti, nella sua vita sociale. Ma non sempre è facile, spesso si scontra con l'imbarazzo degli altri, a volte anche con l'indifferenza, il disagio. All'università mi sono trovato davanti a professori che non sapevano assolutamente che cosa fare. Di fronte a chi non vede, non abbiamo più nessuna immagine a proteggerci, siamo solo voce e pensiero. E questo spiazza, non sempre si è capaci di gestire una situazione più impegnativa e poi c'è anche il timore di ferire, di offendere chi non vede. Filippo oggi con la sua testimonianza evidenzia che essere ciechi non vuol dire essere inabili e che si può realizzare un progetto di vita gratificante e soddisfacente al di là del limite. Come me ci sono anche tante altre persone che hanno problemi, che però riescono ad andare avanti con la loro vita. La strategia trovata da questo ragazzo è quella di vivere la cecità non come una barriera, ma come una condizione del suo essere oggi. Forse Filippo tornerà a vedere, in tal caso per lui questa resta un'esperienza straordinaria. La ricerca scientifica su questo io conto molto su questo. Ha scoperto che prima, quando i suoi occhi erano sani e gli mostravano il mondo, era sì meraviglioso, ma, e questa è la cosa interessante, le immagini valorizzano alcune cose, ma ne pongono altre ai margini. E proprio nel buio a Filippo si sono illuminate. Io sono felice anche avendo questi problemi perché comunque trovo altri stimoli, altre cose per essere felice. Lui cieco ha trovato la strada per superare i suoi limiti e ora cerca di mostrarla a noi che invece spesso non riusciamo a vederla. Una pioggia di